Da ieri è attivo il doppio senso sul nuovo tunnel, è stata aperta anche la corsia che permette di accedere da Pescaiola verso il centro città, andando a portare avanti quello che era l'oggetto principale dell'intervento, ovvero poter eliminare tutto il passaggio da via Vittorio Veneto e quindi decongestionare il traffico dal centro. È finalmente diventato un vero e proprio nuovo accesso al centro della città, il tunnel del Baldaccio. Sono infatti addirittura d'arrivo i lavori per la realizzazione della doppia canna e nelle ultime ore l'importante novità. Con questo passaggio abbiamo praticamente portato a termine quello che era quasi l'ultima parte di intervento, è rimasto da ultimare l'ultimo tratto di rotatoria lato Baldaccio, che dopodiché sarà ultimato definitivamente tutto l'intervento. Sono rimasti praticamente gli ultimi dettagli da portare avanti e già dalla prossima settimana credo che potremo aprire la rotatoria e quindi rendere fruibile tutto l'intervento che, come sappiamo bene, da tempo sta andando avanti e che ha portato avanti un intervento fondamentale per la viabilità di Arezzo. Prosegue così questa lunga e calda estate di cantieri. Quest'anno, grazie ai finanziamenti che l'amministrazione è riuscita ad ottenere, soprattutto al finanziamento PNRR, ma anche di fondi proprio dell'amministrazione, ci siamo attivati con tantissimi cantieri. In questo periodo estivo siamo praticamente al completo, tutti i cantieri che avevamo in programma sono partiti e con questo anche numerose attività che dobbiamo portare avanti. Un passo fondamentale per Arezzo, perché darà una risposta a quelle che erano anche le esigenze dei nostri cittadini. Sicuramente creeremo alcuni disagi sia nella viabilità ma anche nella fruibilità di alcuni spazi, però a seguito di questi interventi sicuramente avremo una città più moderna e anche più vivibile.